L'Europa ha dimostrato di avere più cose che la uniscono piuttosto di quelle che la dividono, quindi in questo lungo percorso che dura da 60 anni abbiamo riscoperto come europei i valori e veramente le idealità dei padri fondatori, quindi proprio la solidarietà, la partecipazione, l'economia sociale di mercato, e credo che il percorso sarà ancora lungo e forse proprio il nuovo Trattato di Lisbona ci dà gli strumenti per un'Europa più forte, più democratica, più partecipata e più solidale. Ecco, lei ha parlato recentemente in un suo discorso dell'Europa che sognava da giovanissima. Com'è questa Europa a distanza di anni rispetto a come la sognava? Beh, è un'Europa che ha faticato a decollare, però credo che sia sulla strada giusta. E bisogna dare però più spazio ai cittadini, più spazio alle famiglie, alle imprese, alla gente che lavora, e anche molto più spazio ai giovani. Un dato negativo che si registra in Europa è il crollo demografico, cioè gli europei investono poco nel futuro, investono poco nei giovani, e invece il valore proprio della gioventù e del guardare al futuro sono valori che vanno assolutamente riscoperti. Quindi l'Europa dovrebbe fare più figli? Più figli per avere più progetti e per poter avere l'ambizione anche di vincere delle sfide.